sottolineare ovviamente l'infortunio di Oro, che partita è stata una partita buona verso lì. Secondo me è stata una partita buona, la squadra nei primi due set ha giocato molto bene, non ha ancora il ritmo costante di essere lucida nei momenti che contano, però credo che sia un passo avanti rispetto alle precedenti partite. Cosa non ha funzionato? Ma guarda, l'Irlanda è una delle squadre più forti in battuta e lo dimostra sempre, abbiamo provato a tenere e credo che l'abbiamo fatto anche discretamente. Io preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno, l'attacco è andato molto bene, quindi partiamo da una buona percentuale di questo fondamentale. Campi ovviamente al passo delle Olimpiadi servono per fare esperimenti, continuano gli esperimenti in questo quarto. Sì, beh, ormai più che esperimenti sono certezze, Serena farà un percorso prettamente da posto 4 sapendo e tenendo conto che lei è un giocatore che sa fare anche il posto 2, dove abbiamo una buona abbondanza e quindi ritengo utile lei in posto 4, quindi lei ci si sta calando molto bene. Marco Bonitta al termine di Italia-Olanda, un gran bel inizio, poi anche nel secondo set bene, nel momento forse chiave anche parecchia sfortuna con l'infortunio Alessia, è pesato un bel po'. Sì, diciamo cinicamente parlando che l'infortunio del palleggiatore è il peggiore che possa succedere, perché meno male gli altri ruoli riesci sempre a superare abbastanza velocemente, invece gli equilibri, dovendo cambiare immediatamente il palleggiatore, sono andati un pochino in difficoltà, però devo dire che lì parte il primo momento un po' di difficoltà, ma non solo suo, direi di tutta la squadra. Dopo ha lavorato bene, ha fatto un buon set, un buon quarto set e quindi sono soddisfatto in ogni caso. Domani subito la Russia? Sì, domani è giusto così, perché bisogna cominciare a lavorare e confrontarsi con l'alto livello. Oggi rispetto alle altre gare contro di loro abbiamo tenuto il campo meglio fino alla fine, quindi credo che un piccolo passo avanti l'abbiamo fatto.